Buongiorno, sono Cristina Paterlini, lavoro nella Biblioteca Europea del Comune di Roma. Sono Luisa Ledda, lavoro nella Biblioteca Pierpaolo Pasolini. I progetti che abbiamo in piedi sono legati al mondo dell'illustrazione. All'interno della nostra biblioteca abbiamo ricavato uno spazio dedicato ai ragazzi dai 13 ai 18 anni. Anche in Italia il tema dei servizi bibliotecari per ragazzi è un argomento centrale. Le biblioteche hanno infatti troppo spesso trascurato i giovani come gruppo target, senza tener conto del fatto che proprio loro saranno i futuri utenti della biblioteca. Per portare i giovani in biblioteca è necessario avere una vera e propria strategia, insieme a spazi adeguati ai giovani, accesso internet, materiali diversificati e sempre attuali e un programma attivo di manifestazioni. Già nel 2010 il Goethe Institute aveva organizzato a Torino e a Roma una conferenza internazionale sui servizi bibliotecari per ragazzi. Poi è giunto il momento di andare a conoscere più da vicino, insieme ai nostri colleghi italiani, alcuni validi esempi di servizi bibliotecari per ragazzi. Il viaggio studio, realizzato con il supporto di BI International, ci ha portato nel novembre 2011 per 3 giorni attraverso le biblioteche di Amburgo e Berlino. Anche in Italia, come in Germania, ci sono bibliotecari del settore dei bambini e dei ragazzi impegnati in progetti ambiziosi. Ad Amburgo nel 2005 ha avuto inizio un progetto, Hope for You, con il quale le Bücherhallen di Amburgo puntano in particolare sulla letteratura e sui programmi extrascolastici e ricreativi, e per mezzo del quale intendono far rinascere nei ragazzi e nei giovani adulti la passione per la biblioteca. Al tempo stesso, questo progetto serve a sperimentare nuove offerte e nuovi media per l'intera rete delle Bücherhallen. Hope for You è stata la prima istituzione nel nostro percorso e ne siamo rimasti subito estremamente colpiti. Marijke Lappart e la sua collega ci hanno presentato dettagliatamente la loro biblioteca e il loro lavoro. La peculiarità di Hope for You consiste nel fatto che essa è gestita dai ragazzi. Ciò vuol dire che accanto alle due collaboratrici fisse e alla direttrice Jeanette Aspega, il gruppo più consistente di collaboratori è rappresentato dai 6 giovani tirocinanti. Questo costituisce il successo della biblioteca, perché qui i collaboratori hanno la stessa età degli utenti, ne conoscono perfettamente i bisogni e gli interessi e possono partecipare in modo decisivo nella scelta dei media e dei servizi offerti. Hope for You possiede circa 16.000 media, dei quali quasi il 50% è costituito da media non cartacei, DVD con film, CD, videogiochi e console. Particolarmente importanti sono la varietà dei media e la loro attualità. L'attrattiva dell'offerta è dimostrata dai numeri relativi al prestito e da quello degli utenti. La biblioteca ha effettuato nel 2010 circa 170.000 prestiti con circa 57.000 visitatori. Ciò che ha convinto tutti i partecipanti al viaggio è sicuramente l'arredamento trasparente, comodo e giovanile. La biblioteca ha un proprio sito, attraverso il quale si prende cura dei suoi utenti anche sul web. Hope4U punta sulla partecipazione attiva, ciò vale sia per la presenza su Facebook e Twitter come per le manifestazioni in biblioteca. Ci sono sufficienti postazioni internet e la biblioteca è dotata di una rete wifi gratuita. Hope4U è situata nei locali dell'ex fabbrica di eliche per le navi Zeiser, nel quartiere di Altona, dove grazie alla sua posizione e alla valida rete di trasporti è in grado di raggiungere molti giovani. Le biblioteche comunali, le cosiddette Bücherhallen, hanno dei propri settori per ragazzi arredati con lo stesso design della biblioteca Hope4U, in modo da creare anche un elemento di riconoscimento. Per convincerci di ciò, abbiamo visitato una delle oltre 30 biblioteche comunali, la biblioteca di Elfo Ota. Ristrutturata nel 2009, la biblioteca con i suoi 600 metri quadri è una delle biblioteche più moderne. La direttrice Corinna Piantac ha spiegato in modo convincente l'importanza dell'accordo tra spazio, materiali, manifestazioni e il gruppo di lavoro. Che la biblioteca sia un luogo di attrazione per il pubblico lo si vede subito. Gli spazi luminosi e aperti creano un ambiente adatto a tutte le età, offrendo persino un settore per ragazzi. Oltre ad un vasto patrimonio per bambini, una selezione di saggistica e un'ampia proposta di romanzi, è interessante che proprio l'offerta dedicata alle lingue straniere sia stata potenziata e che nuovi tipi di media come i giochi per la Wii abbiano avuto un incremento significativo. Qui ci si aspetta prossimamente una maggiore presenza di giovani, dato che si organizzeranno in collaborazione con Hope4U manifestazioni e laboratori, nei quali i ragazzi potranno conoscere e provare nuovi tipi di media.
Infine, abbiamo visitato la Casa della Letteratura per allargare i nostri orizzonti e guardare cosa fanno le altre istituzioni che si occupano di promozione alla letteratura. Qui siamo stati accolti da Isabel Kösta. La Casa della Letteratura, fondata nel 1985, organizza annualmente oltre 100 manifestazioni e ciò che in particolare ci ha colpito è stato il programma per i ragazzi, a cui la Casa della Letteratura ha dato vita da alcuni anni. Attrazione principale è lo Star Club, dove i giovani lettori possono incontrare i loro autori. Nel progetto Schulhausroman gli studenti sviluppano insieme ad autori professionisti una propria storia e dei personaggi letterari propri. Le storie nascono all'interno delle normali lezioni in incontri ripetuti tra autori e studenti delle classi comprese tra il grado settimo e il grado decimo. Dato che la maggioranza dei partecipanti al viaggio proveniva da biblioteche che sono sia per bambini che per ragazzi, abbiamo ritenuto importante, prima di proseguire per Berlino, visitare anche la Biblioteca Centrale per Bambini del Sistema delle Biblioteche Comunali di Amburgo. Dal 2008 la Biblioteca Centrale per Bambini è alloggiata in uno spazio di 700 metri quadri e ha a disposizione circa 50.000 media per il prestito, la maggior parte dei quali, è apparso subito chiaro, è continuamente fuori per il prestito. Fonte di ispirazione per l'ideazione della biblioteca con orientamento pedagogico è stato, accanto a Maria Montessori, anche Loris Malaguzzi, il padre fondatore della pedagogia di Reggio. La Kibi, così viene chiamata da tutti la biblioteca per bambini, segue il principio della casa nella casa. La natura della fabbrica è stata conservata, ma ad essa sono stati magistralmente integrati spazi molto speciali per offerte davvero particolari, come ad esempio das Goldfischbecken, la vasca dei pesci rossi, per i genitori e i loro piccini, dove si crea durante la lettura comune ad alta voce un'atmosfera da coccole. O come Traumhaus, la casa dei sogni, concepita per le manifestazioni tranquille e separate come il cinema dei libri illustrati. Altrettanto importanti sono le postazioni di lavoro e di apprendimento, un luogo dove sperimentare e fare ricerche, particolarmente usato dai bambini dell'asilo e dalle classi scolastiche. Anche il programma del secondo giorno prevedeva biblioteche interessanti, tra di esse la Kinder- und Jugendbibliothek, la biblioteca per bambini e ragazzi della Biblioteca Centrale Regionale di Berlino, ristrutturata con i fondi europei, e della città di Berlino, che ha sede nella Biblioteca Commemorativa Americana. La divisione, molto discussa e ampiamente auspicata, tra il settore dei bambini e quello dei ragazzi non è stata realizzata per questione di spazio, ma si è creata un'intelligente divisione in tre parti, integrando, accanto al settore per bambini e a quello per ragazzi, un centro attivo per l'apprendimento per tutte le età. La Kinder- und Jugendbibliothek, con i suoi 130.000 media, è la più grande biblioteca per bambini e ragazzi della Germania. Presenta circa 70.000 media a libero accesso e già solo nel settore per ragazzi il 55% del patrimonio è costituito da media non cartacei. Accanto alle proposte per il tempo libero, la biblioteca punta su una maggiore integrazione, pari opportunità e offerte formative. Interesse principale è fornire ai bambini e ai ragazzi le competenze necessarie per un apprendimento continuo e per essere al tempo stesso all'altezza dei bisogni individuali. Il centro di apprendimento dà la possibilità di occuparsi di interi gruppi di studenti, mettendo anche a disposizione un servizio fisso di aiuto nei compiti. Come nel caso della biblioteca For You, anche la biblioteca per bambini e ragazzi ha concentrato i suoi orari di apertura nel pomeriggio fino alle ore serali. Per vedere come le biblioteche comunali di quartiere di Berlino affrontano il tema dei ragazzi come gruppo target, abbiamo visitato due biblioteche della cosiddetta Unione City Bibliothek Berlin, una rete formata da 12 biblioteche comunali di quartiere di diversa grandezza e orientamento, una biblioteca ambulante e un punto di contatto per le biblioteche scolastiche in diversi quartieri. Tra di esse c'è la biblioteca familiare interculturale, ristrutturata nel 2010 e dotata di nuove attrezzature, detta anche Wilhelm Liebknecht Namik Kemal Bibliothek. La biblioteca si trova in un bacino di utenza non poco problematico, in un contesto multilingue e multiculturale, vicino a Cottbusser Tor, un luogo chiamato affettuosamente da tutti i berlinesi Kotti. Qui vivono principalmente famiglie numerose con un background migratorio e giovani che non hanno sufficienti opportunità educative. Come ci ha spiegato la direttrice Birgit Braun, obiettivo principale della biblioteca è quello di sostenere e promuovere il processo educativo in ambito extrascolastico. Un gruppo consistente di utenti è costituito dagli studenti a partire dall'ottava classe fino alla maturità e dagli apprendisti in diversi settori lavorativi. Per gli studenti c'è un vasto centro di apprendimento per ragazzi con libri scolastici e vari sussidi didattici collocati per materia. Lo spazio dedicato agli studenti per lo studio comune e per fare i compiti, apprezzato dai ragazzi e molto frequentato ogni pomeriggio, è separato dagli altri settori a livello spaziale e acustico.
La biblioteca offre un servizio di aiuto per i compiti per gli studenti di tutte le classi e di consulenza sul mondo del lavoro e sulle modalità di candidatura per i giovani. Oltre alle postazioni PC è disponibile un accesso internet wireless. Lasciato il quartiere di Kreuzberg, nella zona ovest della città dove risiedono molti migranti, soprattutto di origini turche, ci dirigiamo alla volta del quartiere Friedrichshain, nella zona est della città, dove vogliamo visitare la biblioteca che si trova nella Frankfurter Allee, completamente nuova, nata alla fine del 2010. Questo edificio di 4 piani si trovano circa 100.000 libri e media per bambini, ragazzi e adulti. Accanto a numerose attrazioni come la biblioteca della musica e quella d'arte, qui c'è molto spazio per leggere, lavorare e navigare. Da sottolineare è la ristrutturazione ben riuscita dell'edificio, in cui le lamelle di legno verticali disposte sulla facciata della biblioteca, che occupa i locali precedentemente sede di un edificio scolastico, creano un affascinante contrasto con la struttura prefabbricata in cimento di una volta. Come ci ha assicurato la direttrice Christiane Bonnert, molti settori e servizi stanno ancora nascendo, come anche un vasto programma per i ragazzi. Ciò che è possibile constatare anche qui è la presenza di servizi e materiali per il miglioramento delle opportunità educative. Ci sono sussidi per l'apprendimento, materiali didattici e materiali per la lettura in classe. L'ultima biblioteca che abbiamo visitato ci ha portati in un angolo completamente diverso di Berlino, Spandau. Qui abbiamo incontrato la direttrice della biblioteca per bambini e ragazzi di Spandau, Gisela Rhein, e i giovani rappresentanti del club della lettura di Spandau, fondato nel 2005. Eravamo molto interessati, oltre che alla biblioteca, soprattutto a conoscere meglio questo progetto del club della lettura. La particolarità di questo club consiste nel fatto che fornisce i membri per una giuria di ragazzi nell'ambito del Jugendliteraturpreis, il premio di letteratura per ragazzi. I giovani si incontrano due volte alla settimana per discutere di nuovi libri e per valutare insieme alcuni titoli. Insieme ad altri 5 club della lettura in Germania, votano una volta all'anno i loro libri preferiti nella categoria Premio della giuria dei ragazzi per il Jugendliteraturpreis, conferito durante la Fiera del Libro di Francoforte. L'idea di fondare un club della lettura, costituito per 3/4 da ragazze, è stata di Gisela Hein. I giovani ci hanno raccontato i loro interessi e i loro criteri di valutazione dei libri, completamente diversi da quelli usati dalla giuria degli adulti. In realtà, i titoli scelti dalla giuria dei ragazzi non sono quasi mai i preferiti della giuria composta dagli adulti, e viceversa. Il viaggio studio sui servizi bibliotecari per ragazzi è stato anche volto allo sviluppo di nuovi temi centrali per il patrimonio e di attività per i ragazzi. Nel suo laboratorio, Jule Pfeiffer-Spiekermann ha coinvolto i partecipanti al contatto e al lavoro con i fumetti e le graphic novel, perché essi, attraverso la potenza del loro linguaggio grafico, spesso suscitano maggiore piacere e interesse per la lettura. Esperta grafica e illustratrice, Jule Pfeiffer-Spiekermann ha mostrato in modo molto chiaro concetti per laboratori creativi, mettendo in primo piano il valore dei fumetti come elemento di promozione della lettura e delle competenze linguistiche. Particolarmente utili sono state le dispense con esempi e materiali che tutti i partecipanti potranno poi utilizzare per i loro prossimi laboratori. Il nostro viaggio finisce a Berlino, con le teste che fumano ma con i volti soddisfatti. Ciascun partecipante ha fatto delle scoperte che possono essere interessanti anche per il suo lavoro e la sua biblioteca. Il Goethe Institute desidera restare in contatto con tutti i partecipanti e con le loro istituzioni per dare vita insieme nel 2013 ad un altro progetto che faccia seguito a questo nell'ambito dei servizi bibliotecari per ragazzi. Beh, senz'altro Herb for you. Perché vista la nostra vocazione, che tra l'altro non riguarda soltanto la mia biblioteca, ma un po' tutto il sistema bibliotecario romano, che vorremmo cominciare a creare all'interno delle nostre biblioteche degli spazi adolescenti, quindi lavorare con gli adolescenti. Ci servivano sicuramente delle indicazioni e degli esempi un po' da vedere. E questo sicuramente è stato molto interessante. La biblioteca che abbiamo visto invece a Berlino, in un quartiere molto multiculturale, in un quartiere dove la presenza, per esempio, di abitanti di origine turca è molto molto evidente. Un'ottima idea è la sua organizzazione, l'organizzazione del personale, secondo me è forse la cosa più bella, quella di avere una biblioteca che ha come personale dei giovani. Ci ha colpito particolarmente questo rapporto che la biblioteca ha con la cittadinanza e il rapporto e il lavoro che fanno con le famiglie.